giornata difficile, inizio stagione difficile, c'è ancora tempo? Come vedi l'immediato futuro di questo Fenerbahce? Ma sai, è sempre saggio cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno che non quello mezzo vuoto, però è una strada lunga e abbiamo tante cose da sistemare. Stasera l'Overna ha giocato, è solo un esempio, ha giocato la prima partita dopo 7 mesi e aveva fatto 3 allenamenti con la squadra. Vesely non ne ha giocate molte nello stesso periodo. Abbiamo Kalinic fuori, non riusciamo, facciamo fatica, ma questa è una cosa che poi c'hanno tutte le squadre, non è che sia solamente la nostra. Certamente che facciamo fatica a lavorare, paghiamo i giocatori che erano ai mondiali perché sono arrivati in una condizione tale che li dobbiamo, diciamo, mettere a pari con gli altri. Abbiamo i nostri problemi, quindi dobbiamo avere la pazienza di lavorarci sopra e cercare di, insomma, di mettere assieme quello che possiamo mettere assieme da questo gruppo qui, ma la strada è ancora lunga, insomma, quindi ce ne rendiamo conto, insomma. E un po' di sfortuna che vi portate dietro anche dalla scorsa stagione, la qualità fisica ovviamente è quella che è in questo momento. Ideologicamente si può pensare a qualche innesto o è comunque ancora presto e c'è bisogno prima di lavorare? No, credo che prima dobbiamo cercare di capire dove può arrivare questo gruppo qui. Ripeto, stasera mancava Kalinic, ci sono stati 2 o 3 giocatori che non hanno neanche toccato il campo proprio perché stiamo cercando di capire come può lavorare assieme questo gruppo. Dopo, se ci sono indicazioni diverse, vedremo cosa fare, ma in questo momento non è assolutamente un ragionamento che stiamo facendo. In questo momento vogliamo vedere come può lavorare questo gruppo e cosa possiamo fare. Siamo anche stati, come dici te, con le volte questione anche di fortuna o sfortuna, però siamo stati anche poco fortunati col calendario, perché se sulle prime 9 partite 7 le fai fuori in queste condizioni qui, rischi di non vincerne tanti in trasferta, quindi la strada è dura, non è facile, nessuno ti regala niente, lo sappiamo, siamo i primi a esserne consci. C'è tanto lavoro, bisogna stare così, focused, stare sul pezzo e capire che bisogna lavorare, c'è tanto da lavorare, però ne siamo consci, ecco. Poi ripeto, ci sono 18 squadre che fanno un campionato e tutti hanno le stesse ambizioni, e gli stessi sogni e gli stessi problemi, quindi bisogna cercare di non piangersi troppo addosso e cercare di vedere dove possiamo arrivare. Grazie mille. Prego.